Allora, questi file sono file CSV, che forse li conoscete. Comunque CSV sta per Comma Separated Value. E sono, se noi li apriamo, probabilmente voi sul sistema operativo non ce l'avete già predisposti con Excel. Probabilmente a voi, perché sta guardando questa. Sì, lo devi scaricare sul tuo disco rigido. Non ho capito. Allora, ragazzi, a tutti voi si apre una sola colonna, no? Allora, io adesso vi faccio vedere come un file CSV aperto col blocco note. Attenzione, ragazzi, non vi preoccupate, li risolviamo i problemi, però voi guardate qua, se no ci perdiamo. Allora, un file CSV, comma separated value, vuol dire valori separati da virgola. Allora, sono file, diciamo, predisposti. Intanto sono file di testo. Che vuol dire un file di testo? No, un file di testo non è necessario, anche Word potremmo dire, apparentemente, vabbè, Word serve per i testi e quindi invece è una cosa diversa. Perché questi vengono chiamati in inglese anche plain text. Dove sta? Plain text, che vuol dire testo liscio liscio, diciamo plain, nel senso di testo senza formattazioni, cioè dove se c'è una A, quella A è una A, capito? Non è magari, non sta a indicare qualcos'altro, eccetera. Sono un file di plain text, oppure semplicemente un file di testo, è un file senza alcuna formattazione, dove ci sono i caratteri base del sistema operativo. Allora, poi i file di testo possono avere diversi formati a seconda dello scopo. Allora, per esempio, i file CSV sono file molto diffusi per i dati a colonne, no, a tabelle. Perché? Perché sono comma separated value, vedete? L'avevo messo. Vedete, qui c'è la prima riga, sono le intestazioni e sono date time e pioggia totale. Allora, date time, vabbè, vuol dire data e ora, pioggia totale, la pioggia. E sono, vedete, le due intestazioni sono separate da una virgola. Quindi questa è la riga di intestazione. Andiamo a guardare la prima riga dei dati, vediamo se riesco a ingrandire. Allora, questa era l'intestazione. Guardiamo la prima riga dei dati. Quindi la prima riga dei dati, questa qui, vedete, anche qui
Il dato, qual è il dato qui? Il dato è data ora. E abbiamo la data e l'ora racchiuse tra virgolette. Perché? Perché in molti file di testo, i caratteri alfabetici vengono automaticamente racchiusi tra virgolette per indicare che si tratta appunto di caratteri alfabetici. I caratteri numerici invece sono senza virgolette e infatti vedete qui c'è lo 0, qui c'è 0,2, eccetera. Però vediamo che sia nella riga di intestazione, sia per esempio nella prima riga di dati, i due dati, cioè data ora e altezza di pioggia, sono separati da una virgola. Per questo i file si chiamano CSV, Comma Separated Values. Allora, i vostri computer, forse anche, diciamo, i vostri computer non riescono a leggere questo dato, o meglio, lo leggono, in questo modo. Questo è il foglio di Excel, con le sue colonne e righe. I dati, se ci fate caso, sono tutti nella prima colonna. Sono tutti nella prima colonna perché, anzi, sono nella prima colonna e voi vedete, credo che nella prima colonna c'è la virgola, è vero? Tra data e ora c'è la virgola? Eh? No. No? Mi Tra sembra. data e ora no. Ok, però almeno qui in classe i ragazzi hanno i dati tutti qui nella prima colonna. Non c'è una colonna data ora e una colonna oggi, vero? Anche a Sì, casa. quello Oh. anche Allora, questo dipende dal fatto che nel vostro sistema operativo, cioè c'è l'impostazione per cui la virgola viene riconosciuta come separatore decimale. Invece, qui deve essere riconosciuta come separatore di colonna. Allora andiamo a vedere come si fa a cambiare questa impostazione. Dobbiamo andare a pannello di controllo. Prof, ma a me, oltre a questo c'è anche una notifica di possibile perdita dati. E infatti sull'orario 00, cioè c'è soltanto Aspetta, aspetta, l'orario una di cosa alla inizio. volta. Sì, ora risolviamo tutto, sono tutti problemi banali probabilmente. Andiamo adesso al pannello di controllo. Poi me lo. Allora, andiamo al pannello di controllo. Beh. Allora, andiamo a opzioni, dove sta? Dovrebbe essere opzioni internazionali, ma no, questo non è. Aspetta che si stanno ancora apparendo. No, vediamo qua, opzioni internet. Prima si chiamava opzioni internazionali. No, questo non è. Uff. Allora, hanno cambiato. Prima si chiamava. Vediamo qui.
No, non c'è. Allora andiamo qui a formato. Ah, ecco. Questo, imposta formato regionale. Allora, qui c'è, vedete, modifica formati di dati qui sotto. Allora, qui non ci sono, ma porca miseria, quello dal pannello di controllo era più comodo. Vabbè. Allora, già che ci siamo, se voi guardate un attimo i dati, allora, a me data e ora sono Però su stati. me non ho capito, una volta che siamo andate. Dobbiamo fare. Aspetta, un attimo solo. Allora, vedete in che formato si trova la data qui? Devo dire, però, a me l'ha riconosciuta la data, quindi probabilmente è solo il separatore di elenco che bisogna cambiare. Il problema è che qui purtroppo cambiano i nomi dei comandi, siccome io non sto tutti i giorni a guardare queste cose, ci dovrebbe essere forma FG. Ah, ecco, area geografica. Quindi nel pannello di controllo, ecco, questo lo maneggio più facilmente. Nel pannello di controllo, allora torno indietro. Se questo è il pannello di controllo, dovete andare qui, orologio e area geografica. L'avete trovato? In particolare dovete fare qui, cambia data, ora o formato dei numeri. Allora, non è, diciamo, potete anche lasciare italiano qui. L'importante è che prendiamo. Vabbè, data e ora, per ora li lasciamo così, tanto a me li ha riconosciuti. Andiamo qui a impostazioni aggiuntive. Qui sotto, impostazioni aggiuntive. Siete arrivati a questo pannello? Un attimo, c'è qualcuno che non è arrivato, così mi fermo un attimo. Allora, riprendo, perché ho controllato che tutti avessero raggiunto il pannello, quindi dicevamo orologio e area geografica, andiamo qui, cambia data, ora, eccetera. Allora, qui abbiamo tutte queste impostazioni. Dunque, voi vedete qui, il separatore decimale, qui è il punto. Allora, andiamo nel pannello di controllo e mettiamo come separatore decimale qui sopra, mettiamo il punto.
come simbolo. No, chiedete a me. Non... Come simbolo raggruppamento cifre, la virgola. Poi vabbè, simbolo formato non negativo, eccetera, eccetera. Oh. Sì, raggruppamento, cioè le migliaia, come separare eventualmente le migliaia. Perché se abbiamo messo il punto per i decimali, non possiamo lasciare il punto anche per le migliaia. Oh, poi la cosa al momento più importante è questa qui, separatore di elenco. Dovete metterci la virgola, così il sistema operativo, quando legge un file CSV e vede una virgola, capisce che quella non è una virgola qualsiasi, è un separatore di elenco e quindi di colonne, in questo senso di elenco. Allora, dovrebbe andare bene così. Ma Sì? la virgola l'abbiamo messa sia nel simbolo raggruppamento che nel separatore di elenco. Sì, va bene così. Va bene. Allora, facciamo ok e vediamo se funziona senza cambiare il formato di data e ora. Perché a me ha funzionato. Allora, chiudete i file, anzi, chiudete proprio Excel, non si sa mai. Non a me non è cambiato Allora, ci sono dei problemi qui in presenza, ora sospetto. Dovete solo allargare la colonna. Vedete? Così è allargata e si vede data e ora. Se la faccio troppo stretta, appaiono quei cancelletti. Dicevo, abbiamo aperto un file di testo. Quindi possiamo anche vedere che lo stesso file, vedete, nella sua forma grezza originale è questo che abbiamo davanti, cioè il file sul disco rigido è scritto come lo vedete qui. Però Excel ce lo mostra in quest'altro modo. Vedete, la data ha un formato diverso, non ci sono le virgolette. E non appare la virgola di separazione perché Excel ha preso quella virgola di separazione, l'ha presa come diciamo un confine, l'ha interpretata come un confine tra colonne, cioè lui ha detto ok, c'è una virgola tra questi dati, questa data ora e questo numero, allora vuol dire che sono due colonne diverse. E quindi li ha separati correttamente secondo le colonne. Ora però Excel ci fa vedere questo dato, come dire, più in ordine, no? È più leggibile che nel formato così come l'abbiamo letto nell'editor di testo qua di Windows. Però sul disco rigido il file è sempre quello. Allora noi dobbiamo trasformare da un file CSV, lo dobbiamo trasformare in un file Excel. Allora andiamo qui a File. Facciamo salva con nome, lo mettiamo in una posizione corretta, andiamo a sfoglia. Allora io lo metto, vabbè, io ho il mio ordine, voi dovete crearvi il vostro. Cambiamo la sezione. No, 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 per ora.
Scegliamo la cartella. Decidete, io adesso sto solo scegliendo la cartella. Allora, io ho questo, didattica Milillo, andiamo a risorse idriche 21-22. Va bene? Allora, io ho deciso la cartella. Scegliete anche voi una cartella dove poi lo ritrovate, chiaramente non ho. Però attenzione, nome file ascolipioggia.csv. Quindi no, non dobbiamo cambiare noi l'estensione, noi dobbiamo dire a Excel, da qui vedete dove dice salva come, e lui giustamente ci ripropone lo stesso formato. Invece noi dobbiamo scegliere, andare in alto qui e scegliere una normale cartella di lavoro di Excel. Cartella di collaborazione. Sì, il primo in alto. Andiamo. E facciamo salva. Però scusi, ma il file che abbiamo messo in questa cartella era uno di quelli che erano da scaricare, diciamo, messo lei. Sì, è il file ascolipioggia.csv, quello che io vi ho dato dal mio cloud, no? Da Google Drive. Voi l'avete scaricato sul vostro disco rigido e con questo comando, questo qui, vedi, che abbiamo fatto adesso, file salva con nome, abbiamo creato una copia di quel file in formato però Excel, non più in formato CSV. Infatti, se io vado alla cartella dove l'ho messo, che era, aspetta, didattica, risorse idriche 21-22, ok, vedete, Ascoli Pioggia XLSX, che è un file proprio in formato Excel. Ok, fatto. Ma non Grazie. esce la scrittura così, però. Ah, un'altra, cioè a te cosa esce? Ascoli Pioggia. Allora, non so perché Windows è impostato di default in maniera da non far vedere le estensioni. Forse perché volevano copiare le cose sbagliate dell'Apple. Invece noi dobbiamo, allora già che ci siamo, Non andiamo esce. a te esce. Allora, questa stringa che è a destra del punto si chiama estensione, cioè diciamo il nome file è composto da un nome in senso stretto e da un'estensione. Però noi dobbiamo fare in modo che Windows ce la faccia vedere questa estensione. Allora, ma non mi ricordo se era da visualizza. Dove sta? Ah, lì c'è la spunta già. Sì, però non trovo. Ah, ecco qui. Estensione, grazie. Cosa da pazzi. No, perché mi è stato suggerito dove stava, perché io non me lo ricordavo. Vabbè, a questo servono anche i giovani, no? Poi c'è la generazione dei file Excel, dei file Excel. Dove? Allora, avete messo l'estensione nomi file? L'avete trovata tutti? Cioè, dalla cartella. Ragazzi, allora. Qualcuno non ha ancora l'estensione visibile? Allora, devi andare da, stai a questa Sì, cartella, diciamo, ah, vai a visualizza. visualizza, come mi ha suggerito Mastrovito, da qui devi andare verso destra e qui c'è estensioni nomi file e devi spuntare questa casella. Dopodiché ti dovrebbero apparire. Tra l'altro, in questo modo si possono anche ordinare i file per ordine di estensione. Vedete? Io posso scegliere di ordinarli in base all'estensione. Se io vado per esempio qui,
di ordine in base all'estensione, quindi ho tutti i doc, eccetera, eccetera. Vabbè. E, quindi qui credo che possiamo chiudere. Allora, adesso abbiamo il nostro file, va bene? Noi dobbiamo costruire un pluviogramma, o meglio, due pluviogrammi in uno. Quindi, in sostanza, dobbiamo fare un... Allora, vediamo un po'. Intanto, se lo magari per ora lo facciamo a istogrammi, anche se io grafici a istogrammi ne faccio quasi mai, quindi rischio di fare brutte figure. Allora, prendiamo qui e facciamo inserisci. Beh, inserisci. Allora, grafici. Qui ci sono tutti i tipi di grafici, vedete? Qui cioè inserisci, vabbè, tutti i grafici sono statistici. Andiamo qua, va? Inserisci grafici statistici, facciamo questo qui, istogramma normale, altri grafici statistici che ci offre il menu, torta, barre, vabbè, no, istogramma normale dovrebbe andare bene. Allora, qui è successo qualcosa, cioè deve aver preso, perché non so cosa ha combinato qui. Allora, andiamo un attimo qui, tasto destro sul grafico, seleziona dati, pioggia totale, se io faccio modifica, nome serie, ok, Ascoli, pioggia, valori serie, mi dà questi qua, vabbè, non mi piace. Allora facciamo una cosa, ragazzi, facciamo un altro tipo di grafico che, diciamo, più congeniale a me. Allora andiamo qui e facciamo inserisci grafico a dispersione, in particolare scegliamo il grafico, la spezzata normale, quindi dispersione con linee rette, vale a dire una spezzata senza i puntini. Allora c'è un detto che circola tra gli statistici, che dice: una tabella ti dà l'informazione contenuta in 10 pagine di testo, un grafico ti dà l'informazione contenuta in 10 tabelle, cioè i grafici sono la cosa migliore per guardare l'andamento di un fenomeno, eccetera. Allora, però i grafici ovviamente devono essere poi anche amichevoli, no? Allora, cioè devono essere ben leggibili. Allora, vediamo un po', intanto c'è proprio una cosa qui, vedete, il data ora, il campo data ora, qui è scritto male, non si può... Allora, facciamo una cosa, andiamo col cursore all'interno, proprio nell'area grafica, no? Perché il grafico è costituito di un'area circostante qui, dove ci sono delle informazioni aggiuntive, eccetera. Però il grafico, l'area grafica vera e propria, è quella racchiusa, diciamo, qui dentro. Quindi andiamo qui col tasto sinistro, clicchiamo e poi prendiamo questa maniglia qui, questa grip, e la tiriamo un po' su,
Come si chiama questo tipo di grafico? Grafico a dispersione. E nell'ambito dei grafici a dispersione, questo è praticamente quello con la spezzata, non mi ricordo come lo chiama Excel. Allora, ragazzi, però non consigliatevi tra di voi, perché sennò ci perdiamo. Poi io parlo, cioè se due si consigliano fra di loro, entrambi perdono quello che sto dicendo io e quindi inciampiamo in continuazione. Pazienza, se avete un problema ditemelo e ci fermiamo un attimo e lo risolviamo. Quindi, clic sinistro nell'area grafica strettamente detta. Poi da qui, da questa maniglia, noi possiamo cambiare le dimensioni dell'area grafica e dobbiamo fare in modo di lasciare sotto l'area grafica uno spazio, diciamo, sufficiente per poter girare questo asse qui, che ovviamente è illeggibile. Allora, tasto destro su queste etichette dell'asse X. Tasto destro. Andiamo a dunque formato asse e dobbiamo scegliere qui, fatemi ricordare, oh ecco, da questa icona, vedete, di questa specie di croce, dobbiamo prendere qui, vedete, allineamento testo, qui dice orizzontale, solo che con quel tipo di testo orizzontale non ci può andare. Quindi andiamo qui, facciamo ruota tutto di 90 gradi a destra, magari questo qui. Allora, già va un po' meglio, però dobbiamo migliorare. Allora andiamo, per esempio, dobbiamo rimpicciolire questo carattere, probabilmente, forse un po' troppo grande. Allora, tasto destro sempre su queste etichette. Innanzitutto facciamo, no, un'altra cosa, andiamo a carattere. Senza cliccare sul tasto destro, però. No, cliccando col tasto destro, andiamo qui a carattere. Innanzitutto lo facciamo nero perché non so perché mettono questo grigino che non fa vedere le cose. Per ora, vabbè, come carattere lasciamo. Ah, e lo dobbiamo un po' rimpicciolire. O forse no, aspettate. Perché io ho messo qui l'ingrandimento 130. Vabbè, io lo rimpicciolisco. Se a voi non è necessario, non lo rimpicciolisco. Comunque, per rimpicciolirlo bisogna andare qui a dimensione. E il mio era 9, gli metto, che so, 7. Però, se voi lo vedete già bene, forse 7 è un po' piccolo. Facciamo 8 e magari gli metto il grassetto. Dove sta? Stile, grassetto. Allora, rimpicciolisco un altro po' l'area grafica in maniera da farlo entrare tutto. Andiamo qui sull'asse delle ordinate, anche qui mettiamo nero e grassetto. Stile, grassetto, dimensione gliela lascio, colore nero. Ma perché nei dati non è riportata l'ora corretta? Ma c'è scritto 000, non è riportata l'ora nei dati? Allora mi chiede Leronni, perché in tutti i dati c'è 000 invece di riportare? E perché se lui mettesse tutti, cioè non è che non è riportato l'orario vero, non sono riportati tutti gli orari. Cioè riportata solo la mezzanotte, perché, come dire, Excel ha fatto una scelta di default. Cioè, ha detto, se io metto qui tutti i dati, viene
tutto nero, non si capisce più niente perché staranno scritti gli uni sopra gli altri. Allora metto la mezzanotte per non sbagliare, però volendo, noi possiamo, anzi ci conviene, infittire. Però prima di infittire facciamo un'altra cosa. Prendiamo il titolo, vedete, clicchiamo nel titolo e se io vado sul perimetro del titolo mi appare questa croce. Una volta apparsa questa croce, trascino col tasto sinistro il titolo qui dentro. E anche qui metto il carattere nero. E gli faccio lo sfondo, perché vedete qui si vede, questa casella di testo ha lo sfondo trasparente. In genere questa cosa non conviene. In genere. Quindi facciamo tasto destro, formato titolo grafico qui, e facciamo riempimento a tinta unita, colore bianco, però potete scegliere il colore che volete. Vedete adesso, diciamo, non è più trasparente, però dici, ma così copro i dati. Però tanto siccome abbiamo dello spazio inutilizzato qui, tanto vale, lo mettiamo, diciamo, viene meglio. Oh, poi qui, ragazze, qui clicchiamo nell'area grafica e approfittiamo che abbiamo tolto il titolo del grafico e alziamo, così abbiamo un grafico più grande. E cerchiamo di prenderci tutto lo spazio possibile. Prendiamo tutti i lati del perimetro e li trasciniamo il più possibile verso la periferia. Prof, Sì? comunque io li ho messi in verticale le date, però non entrano tutte, cioè, anche se allungo il campo, cioè, se No, se, diciamo. scusa, se tu vedi questo qui tu lo puoi cambiare, no? Cioè, se tu lo restringi, per forza devono entrare. Hai visto come l'ho contratto adesso? Cioè, devi trovare Sì, la posizione giusta, è chiaro, se tu lo metti troppo giù, così allora non ti vanno. Però Ah, ok. se trovi. Oh, se poi noi non vogliamo, cioè se vogliamo il tempo lo vogliamo più fitto perché c'è lo spazio, dobbiamo andare qui sull'asse orizzontale, anche di nuovo formato asse, e abbiamo, vedete, unità principali 1. Allora tenete presente che per Excel, a differenza di altri programmi, eccetera, l'unità di misura del tempo è il giorno, cioè l'unità fondamentale di misura del tempo è il giorno, mentre per la maggior parte dei programmi di calcolo è il secondo, per Excel è il giorno. Quindi lui dice unità principali 1, quel 1 sta per un giorno. Allora proviamo a vedere se noi vogliamo, chiaramente non ogni mezz'ora perché non ci entrano, però probabilmente ogni 6 ore, forse ce la facciamo. Allora, 6 ore sono un quarto, aspetta, sì, 6 ore, no, aspetta, un quarto di giorno, è giusto, perché 24 sono un giorno, quindi mettiamo punto 25. Sì, magari è un po' fitto, insomma, non è. Però se non ci piace possiamo fare punto 5. Insomma, scegliete quello che preferite, così abbiamo mezzanotte e mezzogiorno. Grazie.
come piace a voi, diciamo, sì, facciamo punto 5. Bene. Che volevo dire ancora? Ah, un'altra cosa vi devo far vedere. Formato asse. Allora, qui ci sono, vedete, noi per esempio il primo giorno qui è il 22/04/2020, cioè il 22 aprile 2020. E questo è il limite minimo dell'asse X. Guardiamo qui, opzioni assi, limiti. Minimo abbiamo 43.943. Allora, quei 43.943 in realtà è una data, perché quello è il 43.943esimo giorno dal, credo, primo, se non ricordo male, primo gennaio 1970, qualcosa del genere. Diciamo, è inutile saperlo, però il criterio è questo: c'è una data di inizio, uno zero del tempo, no? Questo zero del tempo per Excel credo che sia il primo gennaio del 70, ma non ne sono sicuro. Chiaramente però questo, se io per esempio adesso gli dico, cioè volessi sapere, no, non mi interessa, magari verso la fine, andiamo alla fine che è tutta pioggia, cioè anzi che non piove proprio. Allora, i nostri dati, vedete la linea blu, arrivano fino al giorno 29, fino, diciamo, grosso modo alle 11 del giorno 29, va bene? Allora, intanto c'è il giorno, tutta questa parte, va, allora, diciamo che a me il giorno 29 non serve. E lui qui mi dice, il massimo è 43.951. che suppongo sia il 30, cioè la mezzanotte, le 0 del 30. Allora, magari invece di 51, vediamo che succede se facciamo 50. E quindi così arriva alle 0 del 29, mi fa vedere tutto il 28, e si ferma alle 0 del 29. Io potrei... Vuoi far vedere anche il 30? Ma il limite massimo è scritto 43.950? E ti fa vedere il 30? Scrivere l'invio. Ah sì, no, devi dare invio. Ho messo le 50. No, ma guarda, non mi vedere. Allora, diciamo, tutto sommato, diciamo, queste sono... Ah, un'altra cosa che potrebbe, diciamo, se per qualche motivo, quant'era, 43.950 abbiamo... 43.950. Allora, 43.950, ok. Se io voglio sapere, mettiamo che per qualche motivo, io voglio sapere quel 43.950... a che data corrisponde, perché qui ce l'avevo scritta davanti, però potrei anche non saperlo. Allora, basta scrivere il numero, questo è un numero di giorni, dal primo gennaio, vattela a pesca. Allora, basta che io col tasto destro gli faccio dove sta formato celle, vedete qui sotto, adesso con calma si sta aprendo, però è troppo.
Allora, questo è il formato celle, vedete? Io posso andare qui e dirgli data, cioè praticamente io che cosa gli sto dicendo? Tu Excel, questo numero mi devi far, lo devi interpretare come una data, cioè gli stai dicendo quei 4.000 rotti sono è un numero di giorni, mi devi far vedere a che data corrisponde. Allora, gli clicco su data, poi qui ho i vari formati data che posso scegliere e gli clicco ok. Quindi me l'ha trasformato in data. Allora, adesso vedete io qui No, sotto, sì? a me non esce lo stesso. Forse avrò sbagliato qualche Cioè, cosa, non lo se tu so. vai, aspetta, l'ho riportato a numero, quindi devi fare col tasto destro, ti appare questo menu e Sì, ho devi la andare casella. qui sotto a formato celle. Ah, ora esce. A formato celle ti esce data Sì. e qui. Ok. Oh, adesso io qui sotto, ragazzi, adesso qui sotto io digito dalla tastiera, digito 29 04 2020. Allora, per qualche motivo a volte serve sapere il 29 aprile 2020. A che numero corrisponde per Excel? Allora, stessa cosa, vado qui, tasto destro, formato celle, e gli metto numero, posizioni decimali 0, così posso, è come dire, una sorta di traduzione in questo modo. Se ho bisogno, è così che devo fare. Vabbè, però non lascia. Come si fa a fare l'ultimo passaggio? Allora, io qui ho la data digitata, non è trasformata, è proprio digitata originale. Nella data destro, Tipo profilo da fare copia e incolla, quando lo ingorgo, ingorgo il numero. allora, questa è una serie, ragazzi, oh, psst. Hai visto Nino? Così pure tu sei chiamato ragazzo, chi te lo doveva dire a te? Perché nel mucchio. Dunque, dicevamo, mi diceva Palumbo, ma io ho copiato la data che stava, invece di digitarla, l'ha copiata. Cioè ha fatto l'alternativo, no? Ma perché Siccome questo ci fa siccome si questo? stancava le dita a scrivere, l'ha copiata e non gli è riuscita. Perché, diciamo, lui per fare questa traduzione, Excel, per fare questa traduzione, ha bisogno che io qui glielo vado proprio a scrivere. Infatti io no, non è per caso che avevo detto di fare così, cioè di digitare 29. 4 2020. Sì, potevi eri stanco, potevi saltare lo 0 di Prof, ma noi 04. stiamo facendo questo per ritornare al nome. Sì, Non mi è uscito il nome. e perché hai detto che non ti è uscito? No, ho detto, io facendo copia e incolla, mi è uscito direttamente il nome, senza fare tutto Ah, questo. allora avevo capito, ma ti ho preso pure in giro inutilmente, scusami. Vabbè, dai, mo ti offro il caffè. Però ragazzi, ve l'ho detto, questo Cioè, momento. ragazzi, sì, Ragazzi, beh, ve l'ho detto. chiaramente, mo, chi sta per definizione, chi sta da quella parte? Dunque, allora, quindi, diciamo, queste sono le, come dire, le regolette di base per fare un grafico leggibile. Adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Questo grafico noi sappiamo che è un pluvio semplice o cumulato? Semplice. Ora dobbiamo fare quello cumulato.
A meno che non vogliate fare adesso la pausa. Sempre su questi dati dobbiamo fare. Sì, questi dati qui. Fate in modo, diciamo, dobbiamo avere la colonna a destra di pioggia totale, la dobbiamo avere libera adesso. Anzi, pioggia, invece di pioggia totale, mettiamogli magari pioggia, che so, semi oraria. Vabbè, anche l'altra sarà semi oraria. No, 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 allora scriviamo. Pioggia. Allora, no. Bello, circonciso e compendioso. H, altezza di pioggia. Sì, in questo caso però è altezza di pioggia, che comunque è una profondità. Vedete, qui è cambiato anche il titolo del grafico. Il titolo del grafico può o essere... Ah no? No. Vabbè, in alcuni casi è collegato e sincronizzato con la casella dalla quale, diciamo, che lui aveva scelto come titolo del grafico. Però se io lo voglio chiamare, siccome questo titolo è di tutto il grafico, no? Quindi forse ha più senso dire, che so, se proprio vogliamo farlo il titolo, perché a volte non è necessario metterlo, però se lo vogliamo mettere... Chiamiamolo pluviogramma. Quindi adesso, anche se io cambio questo, non dovrebbe essere più sincronizzato, infatti. Perché? Diciamo, Excel ha capito che se io ci ho digitato dentro, ha pensato, ma se questo ha digitato dentro, questo sarei io, no? Se questo ha digitato dentro la casella, vuol dire che non vuole la sincronizzazione e quindi me l'ha tolta. Ok. Eroico, io non sono capace di trattenerlo. No, complimenti. Allora, qui gli mettiamo H cumulata. Diciamo che la parola che si usa in generale per questo tipo di dati è progressiva, i valori progressivi, però nel gergo idrologico si usa dire altezza cumulata. Quindi noi dobbiamo fare un po' come abbiamo visto, vi ricordate i grafici della Protezione Civile? Dovremmo fare una cosa del genere. Allora, per fare questo, c'è qualcuno che non ha mai fatto operazioni con Excel? Le avete tutti fatte, ok. Quindi sapete cosa sono gli indirizzi di cella, come si chiamano, assoluti e relativi? No, Abbiamo fatto la frequenza. cioè quelli con il dollaro, per Ah, esempio, sì, l'ho visto. per prendere il dollaro l'avete usato? Sì. Il carattere, oh, perfetto. Allora, qui io devo mettere, dobbiamo immaginare che ci sia appunto un recipiente nel quale a poco cadono questi valori di pioggia. Cioè, fra le 10 e le 10:30 cadono 0,2 mm, nella mezz'ora successiva 1,2. Quindi io qui devo mettere le altezze cumulate raggiunte, il famoso livello, come dire, il livello del pelo libero. Se c'è un recipiente chiuso, quindi non c'è un fiume che un recipiente chiuso, si accumula acqua. Io devo vedere quale quota raggiunge quest'acqua col passare del tempo. Allora, quindi vado qui a fianco al secondo valore e li metto uguale, che per fare i calcoli si mette l'uguale.
ed è dunque somma. Professore, parlando della pioggia, dei millimetri, quelli sono dei Sì, millimetri di quelli sono calcio. millimetri. Allora, qui devo inserire la funzione somma allo Quindi non allo 0, 0, 1. 0,2, sì. Cioè, in realtà, no, per forza al secondo bisogna mettere. Parentesi, e qui col mouse posso selezionare questi due valori. Poi gli richiudo la parentesi, beh. Vero. Chiudo la parentesi e faccio, diciamo, no, non posso fare invio perché io gli devo, o meglio, facciamo invio e vediamo perché è sbagliato. Allora, intanto voi sapete quel B2, due punti B3 che vuol dire? E non Sì. Ma quei due punti cosa vogliono dire? Sì, però quei due punti non vogliono dire somma di B2 e B3. Vogliono dire somma da B2 a B3, che in questo caso è la stessa cosa, ma se fossero più valori sarebbe diverso. Se fossero tre valori, allora sommare, se fosse per esempio da B2 a B4, allora un conto è dire somma di B2 con B4 e un conto è dire somma da B2 tutti quanti, una sommatoria. Ok, allora vediamo un po'. Quindi questo numero, questo risultato dovrebbe essere monotono crescente, no? Questa serie di valori. Quindi faccio copia. Scendo qualche casella senza che resto a fare tutte e faccio incolla. Voi lo sapete già fare, copia e incolla, vero? Allora, io dovrei avere dei valori monotoni crescenti. Invece non è così. Vedete? Perché se questo è un livello d'acqua che si accumula. Cioè, il punto esclamativo. La formula della scelta fa riferimento a un intervallo che contiene altri numeri adiacenti. Qualche errore nella digitazione della formula, c'è. Cioè. C'è uguale somma, parentesi, Rifaccio. B2, Sono due punti, B3. Questa è la stringa che deve essere inserita. Esce il punto esclamativo? Esce punto esclamativo subito. Aspetta, ora vengo io, aspetta. Entra. Allora, dicevamo, se noi facciamo adesso la somma, la copiamo e incolliamo, dovremmo avere una serie monotona crescente, cioè che o cresce o tutt'al più rimane costante. Invece vediamo 0,2, 1,4, 2,6 ed è cresciuta e poi cala 2,2, 2, 1,8 eccetera. Perché ha visto il valore di meno. Oh, perché? Perché in realtà quando noi gli diciamo fai la somma da B2 a B3, Ma sono per fare. no, lui cosa ha capito? Ragazze, ragazze, ascoltate. Lui in questo, vedete, somma B2 B3, da B2 a B3, lui cosa capisce? Fammi la somma, lui quei B2 B3 non li legge come B2 B3, gli legge, fammi la somma dei due valori, dei quali uno è quello che è alla tua sinistra, cioè a sinistra della casella, no? E l'altro è quello che sta immediatamente sopra.
Quindi, quando copia questa casella sulle altre, il contenuto sulle altre, in realtà copia quel ragionamento. E quindi, quando andiamo alla successiva, lui che cosa ha fatto? Lui ha correttamente copiato quel ragionamento, quell'operazione. Cioè, fammi di nuovo la somma di quello che sta a fianco con quello che sta immediatamente sopra. Quindi di somma a coppie di due. Noi invece vogliamo la somma dall'inizio, gli dobbiamo dire, mi devi fare la somma dal primo fino a quello che ti sta a fianco. Allora, per dirgli che quando gli diciamo il primo della colonna, è un indirizzo di cella assoluto, non è relativo. Se gli diciamo quello che ti sta a fianco, è un indirizzo relativo. Cioè, se io per esempio dico, a Palumbo, copia quello che ha scritto, a Scirocco, copia quello che ha scritto Palumbo, e poi dico a te, fai la stessa operazione che ha fatto Scirocco, tu copierai quello che ha scritto lei, no? Invece io gli devo, dire a te, no, l'esempio non va. Comunque questo è un esempio di indirizzo relativo, cioè perché lui, insomma, se io gli dico copia quello che ha fatto Palumbo? No, è un indirizzo assoluto, perché lui sa che Palumbo è quello che è stato seduto lì, punto. Se io gli dico copia quello che ti ha fatto, quello che ha La tessera di scritto fianco. il tuo compagno, quello che sta seduto a fianco, no, è Palumbo, però potrebbe essere un altro. Vabbè, questo esempio non è molto felice, però diciamo, noi che cosa dobbiamo fare? Gli dobbiamo dire che mi devi fare la somma non di quello che sta subito sopra, ma a partire dal primo. Allora è sufficiente che io gli metta il primo, qual è? Quello della riga 2. È sufficiente che io gli metta un dollaro prima della riga 2 e ho fatto Tra il B e necessario. due, tra il dollaro. Se esatto, l'indirizzo assoluto completo sarebbe col dollaro prima anche prima del B, ma è inutile. Perché in questo caso io voglio fissare, voglio come dire, voglio inchiodare non la colonna, perché sulla colonna non c'è problema, il problema è la riga, la posizione di riga. Io le devo dire dalla riga 2 fino alla riga tua. Allora adesso ricopio e vediamo. Oh, vedete, adesso io non ho ricopiato tutto, però fin dove ho ricopiato è monotona, la serie è monotona crescente. Infatti, per un po' cresce, diciamo, finché piove, il livello cresce. Quando non piove più, che succede nella bacinella? Che l'acqua rimane lì, ma non è che diminuisce. Là che può evaporare, però lasciamo stare. Però, e così abbiamo il totale progressivo, parlando in generale, diciamo, questo si chiama un totale progressivo. Nel gergo idrologico si chiama altezza accumulata. O in matematica, questo se fosse una funzione sarebbe l'integrale definito, questa altezza. Allora, adesso la possiamo copiare su tutta la colonna. Io quando devo copiare fare questo tipo di operazioni, trovo comodo fare copia. Io lo faccio con Ctrl C, ma quello che volevo dire. E poi, tenendo premuto Ctrl e maiuscolo insieme, tenendo premuto i tasti Ctrl e maiuscolo, andare a destra sulla tastiera e cliccare e premere il tasto fine. Ecco, fine.
un corno, vabbè. Giusto. Sì, ha preso anche, vabbè, sì, me lo dovevo aspettare. Però una volta fatto questo, allora adesso faccio così, tengo premuto il tasto maiuscolo, freccia sinistra, ecco, e così ho selezionato la colonna C, o meglio, la parte della colonna C che mi serve per fare questa operazione. Adesso posso fare incolla, io lo faccio con Ctrl V, voi potete fare come volete. E così qui abbiamo il totale della settimana, 25,2. Però ovviamente il 25,2 era. Dunque, volendo, possiamo mettere in grafico anche l'altezza accumulata. Però Fio, quest'ultima cosa mi hanno fatto comprare. Quindi tu praticamente questa colonna qui non l'hai ancora compilata tutta, Però non io sono l'hai. arrivato a fare la somma con il ritorno. Cioè tu hai scritto questa. Sì. Ok. E devi fare il copia e incolla. Esatto. Allora, no, cancello i miei. Ok. Allora, devi copiare, selezionare la casella, non la cella, e fai copia, come sei abituato tu. Copia. Quando, ah, vedete questa che il perimetro Ora mangi. gira? Allora, in inglese, quelle nel gergo così dei fogli elettronici, le chiamano questo perimetro che gira le marching ants, le formiche in marcia. Tipo, perché in effetti somigliano. Una volta che abbiamo copiato, vediamo che è selezionata per la copiatura dal fatto che ci sono le formiche in marcia, possiamo scendere in vari modi. Allora, uno, secondo me, molto comodo è quello che vi ho fatto vedere prima, però magari andrebbe. Vi faccio vedere un altro più facile, meno comodo ma più facile. Allora, col tasto maiuscolo premuto, se avete un sistema Windows dovete premere il tasto pagina giù. Se avete un sapientino, cioè quelli, come si chiamano? Quelli della mela, come si chiamano? Ah, il sapientino, questi, non lo potete fare, semplicemente vi arrangiate. Io sono sempre in polemica con Forcieri. Che poi quello ne capisce di più di me e quindi poi mi vede, sì, però questo fa così con lei mi frega. Con lui o con me? No, io con lui perché qua Ah, sei in prima linea nel senso. Ho questa capito. battaglia. Allora, premete il tasto maiuscolo e tenendo premuto il tasto maiuscolo, cliccate pagina giù. Vedete, scende così. Se i dati non sono troppi, può andare in questo caso. Quando arrivate qui, per esempio, sempre tenendo premuto il tasto maiuscolo, scendete non più col tasto pagina giù, ma col tasto freccia giù. Se sbagliate, andate oltre, premete il tasto freccia su. Perché io a trascinare col mouse non mi trovo. Tenete presente che questi sono 336 righe. Prof. Ma a volte queste operazioni si fanno su 15.000 righe, 20.000 righe, no? Quindi col mouse non si può fare assolutamente. Allora, fatto questo, potete fare incolla. Aspetta, prof, ma io una volta, cioè quando ho fatto la somma,
La prima somma? La prima cella? Quelli di sotto li devo cancellare e li devo lasciare. Allora vado un attimo tra i banchi, scusa. Allora, ho fatto così, ho preso questo, già che avevamo già il grafico con i dati, ho fatto copia, quindi selezionare il grafico, copia, vado qui sotto, insomma, una cella libera qui sotto e faccio incolla. Ok. E ovviamente mi viene uguale. Allora, qui, tasto destro, diciamo in una zona periferica. Prof, ma sul grafico dobbiamo fare copia. Sì, devi selezionare il grafico, cioè clic sinistro sul grafico. Possibilmente, forse è meglio farlo in una zona periferica, non nell'area grafica. Copia. Copia, poi vai su una cella libera sotto e fai incolla. Ok. Incolla senza... Sì, sì. No, prof, però è strano che ti esca... A me non esce, a me esce una linea... Però è strano, aspettate ragazzi, facciamo così, ripeto, il grafico selezionatelo qui, vedete, vicino a questo vertice, dentro il grafico, però in basso a sinistra, per esempio, col tasto sinistro, e vi appaiono le maniglie solo all'esterno, non nell'area grafica. Sta selezionato così a voi? Allora, magari facciamo così, tasto destro, copia, quindi tasto destro, copia, vado in una cella libera, sotto, tasto destro, e facciamo incolla normale, non c'è? Il primo, a me non è il primo, quello con l'altro. Boh, allora... Questo qui con la A? Sentite, io per sicurezza, invece di fare col tasto destro, a questo punto faccio CTRL V. Tenendo premuto CTRL, premo V, e così so che lo copia tale e quale. Io uso molto spesso la tastiera CTRL C per copia, CTRL V per incolla, la tastiera è più rapida. Vabbè. Allora, qui, sempre in questa zona in basso a sinistra, in questo nuovo grafico incollato, tasto destro, e andiamo a, dove sta, cambia tipo di grafico, scegliamo qui istogramma, ok, adesso verrà quello che era venuto prima, qui sull'asse X, tasto destro, formato asse. Istogramma semplice? Sì, istogramma semplice. Okay. Formato asse. Allora, andate a formato asse, okay, e scegliete per categoria. Allora, non che venga proprio un capolavoro, Formato asse, prof. E poi scegliete, qui a formato asse, scegliete per categoria. Allora, è venuto un istogramma con i dati corretti, però andrebbe formattato un po' meglio. Diciamo, adesso non voglio perdere tempo, però diciamo la pista da seguire è questa, se ci teniamo a fare un istogramma. Quello bisogna cambiare come prima. Sì, prima era più facile fare gli istogrammi in Excel, siccome non li faccio mai, evidentemente poi sono cambiati. Però dico tipo sotto, dove stanno dati 1, dovremmo cambiare come prima, dobbiamo mettere 0,5. Sì, però è un po' complicato da qua fare, fammi vedere.
Vedi, bisogna, ecco, non è una cosa che io conosco bene, però più o meno la pista da seguire è questa. Comunque, torniamo al nostro grafico, originale, originario. E dunque, un'altra cosa. Allora, in questo grafico io cosa vedo? Ah, no, no, questo lo facciamo dopo. Dunque, dicevamo, abbiamo fatto l'altezza accumulata. Adesso vogliamo mettere anche l'altezza accumulata? Dite che problema c'è? Cos'è che No, no, sono arrivato adesso, mi sta facendo recuperare. non... Ah. Vabbè, diciamo, quella dell'istogramma era una cosa secondaria, diciamo, non era giusto perché... Quindi, torniamo a dove ci eravamo lasciati. Leroni, siediti. Sì, no, Allora, avevamo finito. Abbiamo fatto la colonna dell'altezza accumulata, adesso la dobbiamo mettere in grafico. Allora, per fare, quindi, anzi, nello stesso grafico, per fare questo, andiamo di nuovo in questa zona qui periferica, questa, tasto destro, e appare, ecco qui, seleziona dati. Clicchiamo. Vedete, seleziona dati, non influisce sul formato, influisce sui dati di origine. Quindi io qui a questo punto che devo fare? Devo aggiungere una nuova serie dati. Quindi vado su aggiungi, gli Non c'è. metto nome serie, lo posso o digitare, oppure gli posso, io consiglierei Di di cliccare sulla seconda. cliccare sulla casella con nome serie. Così un domani, se invece di H accumulata vogliamo scrivere pioggia Lo accumulata, stesso. lo andiamo sulla casella e diciamo così lo sincronizziamo. Sincronizziamo il valore della serie nel grafico col valore di quella cella. Valori X serie. Allora, qui facciamo una cosa, ragazzi. E finiva col 336, vero? Sì, erano 336, se non ricordo male, le righe. Allora, valori seri, li mettiamo. No, facciamo così. Valori serie, li mettiamo da qui, da questa qui, lo 02, e gli selezioniamo i primi due, tre, roba del genere. Va bene? Poi qui. Se non ricordo male, era 336 l'ultima riga. Vedete, andiamo qui nella stringa, dopo il dollaro, qui a modifica serie. Tu hai fatto seleziona dati, poi aggiungi. Qui all'estrema destra, dopo il dollaro, gli digitiamo 336. Ricordo male era. Ah no, scusate, questo è valori X, quindi dobbiamo mettere la colonna dei tempi. Quindi va bene così, lasciate quel 336, però alla C sostituite A, anche minuscolo è uguale Tutte e due le C, prof. a tutte e due le C, perché questa è la colonna delle ascisse. Diciamo, è la colonna dove sono riportate quelle che diventeranno le ascisse. Quindi, da A3 ad A336. Adesso dobbiamo mettere i valori Y. Allora, la cosa più pratica da fare, invece di andare col mouse... Allora, selezionate tutto questo. Selezionate questa stringa, dopo che l'avete selezionata tutta, fate CTRL C, Quella delle X, no? quella delle X, fate CTRL C, andate nella inferiore, cancellate quel che c'è e fate CTRL V. E adesso sostituite la A con la C. Fate OK.
E di nuovo ok. Aspetta, però una volta che la Epsilon l'abbiamo incollata, cosa dobbiamo fare? Volete che lo ripeto il procedimento? Sì, però magari prof. Allora, ho riportato il grafico alle sue condizioni originali. Anzi, facciamo così, per non sbagliare, cioè diciamo per sicurezza, no, diciamo, cancelliamo questo con l'istogramma, vi facciamo... Prendiamo il nostro grafico originale così come l'abbiamo fatto la prima volta, facciamo copia, CTRL C, e incolla qui sotto, CTRL V. Così lavoriamo sulla copia in maniera che se facciamo qualche porcheria ricominciamo facilmente. Allora, avete la copia del grafico adesso? No, aspetta un attimo. Sì. Un attimo che non tutti ce l'hanno. Come si faceva in un grafico? Dobbiamo evidenziare tutto. Allora, dovete selezionare il vecchio in basso a sinistra, per esempio, copia. E fare copia. Poi selezionate una cella vuota sotto, una o due righe sotto, e fate incolla con CTRL V. Okay. E vi appare questa seconda copia, no? Che è quella su cui dobbiamo lavorare. Allora, su questa seconda copia facciamo tasto destro qui, vedete? Tasto destro qui, e ci appare seleziona dati, cioè dobbiamo cambiare i dati di origine. In particolare, che tipo di modifica dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere una serie. Per questo andiamo qui sul tasto aggiungi, questo qui. Lo vedete? Ce l'avete tutti questo pannello davanti? Sì, sì, sì. Ok, tasto aggiungi, clic, nome serie, clicchiamo sulla cella dove c'è il nome della nostra serie. Così avremo un valore sincronizzato. Avremmo anche potuto digitare qualcosa in questo campo, però non conviene. Di solito conviene selezionare il valore di cella, così li sincronizziamo. Valori X, cioè... L'asse, sull'asse delle ascisse, quali sono i dati sull'asse delle ascisse? Lui giustamente lo vuole sapere. Allora, selezioniamo, possiamo anche partire dall'inizio, va? Selezioniamo qui due, tre dati, roba del genere. E adesso ci viene valore x da A2 ad A6, però io invece lo devo portare ad A 336, 336, va bene? La stessa cosa devo fare per i valori y, per la serie dei valori y. Allora, avete tutti scritto questo? Sì. Ok. Sì. Allora, selezioniamo questa stringa. Dopo che l'abbiamo selezionata, facciamo CTRL C. Poi andiamo qui, valori in questo campo inferiore, l'ultimo, cancelliamo quel che c'è e facciamo CTRL V. Ci siete? CTRL V. L'abbiamo copiato tale quale, però ovviamente nei valori Y io devo mettere la colonna C. Quindi cancello la A qui e scrivo C. Appare a tutti scritto così? Valori X da A2 a A336 e valori Y da C2 a C336. Facciamo ok. Vedete, abbiamo aggiunto la serie qui. Ora per inserirla nel grafico gli diamo ok. Ecco, dicevo, non succede niente. Però... diverso no, il bello è che a me il primo mi era venuto bene, questo
Questo è avvenuto in questo modo strampalato. A te è venuto bene. A me è uscito come lei prova. Ok. C2, C3, 3, 6. Allora, cioè io ho scritto correttamente. Forse i valori X devono essere 3, 3, 6. Ah, sì. Vedi, no, ah, non l'avevo scritto. Io mi ricordavo di averlo scritto. No, però, mo che mi ricordo, questo è uno scherzo che fa, questo comando a volte fa gli scherzi. Perché io avevo scritto 336, perché quando ho fatto incolla, qui mi ha copiato 336, quindi vuol dire che l'avevo scritto, però se ne è dimenticato. Prof, per far uscire di nuovo questa tabella, come si fa? Per far uscire cosa? Questo comando qui? Aspetta, un attimo. Allora andiamo a vedere qui. Ok, quindi qui abbiamo... Ora questo lo metto dove non dà fastidio. E abbiamo ottenuto adesso i due grafici, i due pluviogrammi, il semplice e il cumulato, nello stesso grafico. Non in istogrammi, giusto sempre in linee... Sì, sì, a dispersione. Ma a allora, me è diverso, prof, non so perché. Come? A me è diverso, non so perché. Sono diverse le linee oppure il colore? Sì, c'è le linee, esatto. Sai cosa? Io adesso dovresti proiettare il tuo schermo e poi io ti potrei dire, il problema è che da casa, purtroppo l'anno scorso l'ho fatta questa esperienza, si perde un sacco di tempo quando tu devi proiettare il tuo, poi dobbiamo cambiare, devo riproiettare il mio. E, tanto è una cosa che poi possiamo vedere anche o ci sentiamo su Teams, diciamo come attività tutorial, perché se lo facciamo adesso in DAD perdiamo un sacco di tempo. Comunque, diciamo, questo pluviogramma, questi due pluviogrammi, il semplice e il cumulato, somigliano, vi ricordate, a quelli della protezione civile adesso, solo che quelli della protezione civile avevano il pluviogramma semplice a istogramma. Sì, ce l'avevano a istogramma. Allora, mi chiedeva Palumbo, come si fa per fare, per rifare, non si ricorda, come dobbiamo fare apparire quel comando? Allora, adesso, siccome a lui Excel ha fatto lo stesso errore che aveva fatto a me, ha bisogno di modificare. Allora, se io adesso torno qui, di nuovo qui col mouse, tasto destro, torno a seleziona dati, allora questa volta non devo più aggiungere una serie, allora devo modificare, quindi prima selezionare la serie sbagliata. Aspetta, allora selezionato H accumulata e poi modifica. Tutti e due i campi devono essere dalla riga 2 alla riga 336. Okay. Tutto a posto? Allora... Prima vi dicevo una tabella, cioè il contenuto di 10 pagine di testo e un grafico ha l'informazione, diciamo, di 10 tabelle. Però col testo, con le tabelle e con i grafici si può comunque mentire o comunque far vedere, fare apparire dei fenomeni in maniera errata o a volte addirittura truffaldina. Allora, se io voglio, se per qualche motivo io volessi dire, non so, che ma in fin dei conti è piovuto poco,
Allora, basta che io faccio vedere questo grafico, quello blu, e dico, ma sì, in effetti, vedi, è piccola questa pioggia. Oppure, in effetti, non era un granché, i valori massimi della mezz'ora erano 3 mm. Oppure, se io volessi dire, ma dove in quei giorni ho piovuto tantissimo, siamo in crisi, eccetera, allora mi basta agire sugli assi e io faccio vedere questo fenomeno enorme, no? Quindi, Quello giallo. ecco, no, quello blu. Allora, ecco, questo è un esempio in cui, diciamo, non in malafede, però un po' la variabilità, qual è stata la variabilità nella pioggia semplice, diciamo, nell'intensità di pioggia, la pioggia di ogni mezz'ora. Perché ovviamente se il totale era 25 rotti, è chiaro che nel grafico io i 25 li vedo bene, insomma si prendono tutto il grafico, però i 3 mm li vedo parecchio schiacciati. Allora, posso fare un'altra cosa. Dunque, sempre se mi ricordo come si fa, perché queste cose le faccio, poi me le dimentico, però tranquilli. Allora, andiamo col tasto destro sulle etichette delle Y. Ah, ecco, no, mi sono ricordato. Andiamo di nuovo su Seleziona dati. No, manneghi. Allora, ragazzi, tasto destro su questa serie. Cioè su questo grafico, quello della cumulata. Andiamo a formato serie dati. Allora, se andiamo qui, di default a me è andato qui all'icona di destra, no? Opzioni serie. E dice traccia la serie lungo l'asse principale. Cambiamo qui, mettiamo asse secondario. Allora, cosa abbiamo ottenuto? Tutto sommato una cosa che potrebbe essere utile. Quindi qui, vedete, abbiamo... Aspetta, prof, bisogna mettere passo secondario. Sì. Mettilo via, per favore. In tasca o in borsa. Hai visto? Se lo facessero tutti, ognuno non riuscirei ad andare avanti. Allora, dicevamo, adesso abbiamo un grafico che, se vogliamo, non rispetta più le proporzioni, però, diciamo, ho perso. Cioè adesso uno apparentemente sembra che la pioggia semioraria di qua, che la pioggia totale sia uguale a questa pioggia semioraria. Però diciamo, questo è vero, però diciamo, non può dare adito a confusione, perché comunque io qui ho due sui due assi verticali ho due scale, no? Anzi questa... Come al solito è grigia, facciamo tasto destro, carattere, Diciamo proprio che come quei grafici che ci aveva fatto nero. vedere La protezione. Sì, abbiamo più o meno ricreato un grafico simile a quello della protezione civile. Ecco
Dunque, quindi che volevo dire? Oh, però adesso possiamo continuare a apprezzare nel senso, in questo caso non di, diciamo, fare apprezzamenti, ma apprezzare nel senso di, è un termine scientifico proprio. In questo caso apprezzare significa poter vedere bene la variabilità, quindi l'andamento orario della pioggia, diciamo, del pluviogramma semplice, questo blu. Trattandosi di Trattandosi di pochi millimetri, perché prima venivano tutti schiacciati. Sì, abbiamo perso la proporzionalità grafica tra il grafico semplice e quello cumulato, però possiamo apprezzare meglio la variabilità del grafico del pluviogramma semplice. Dunque, che altro volevo dire? Ah, per completare un po' le, diciamo, per migliorare un altro accorgimento, vedete qui Excel è arrivato nell'asse di destra a 30 mm, nell'asse di sinistra a 3,5, ma il dato massimo di pioggia qui è 3, mi sa che è proprio 3, sì, è vero, è 3. Qui siamo sotto il 25, quindi noi, diciamo, abbiamo del grafico, un'area grafica, una parte dell'area grafica è sprecata. Allora facciamo così: andiamo sull'asse destro, facciamo tasto destro, formato asse, e gli mettiamo come massimo, gli mettiamo 25. No, forse è un po' troppo poco, no, forse sicuramente è un po' troppo poco. 26. Ok. Ah, poi si è preso la libertà qui di scrivere il minimo meno 4, non so perché ha fatto così, però il minimo qua deve essere 0, ma me ne sto accorgendo. Allora andiamo qui, formato asse, di nuovo la stessa cosa, formato asse, il minimo, gli mettiamo 0, almeno a me ha fatto così, non so a voi. E già che ci siamo, gli mettiamo come unità principali 2 mm, perché forse si è imbrogliato. Perché c'è 5, mettiamo 2. Ok. Dopo aver messo il minimo 0, dovremmo Dice qui unità, vedi? Unità principali, gli mettiamo 2 mm, 2. E lo devi digitare tu. Sì, poi 04 non l'ho digitato io, se l'ho preso lui. Lì nel caso, pertanto comunque non ce le fa vedere, quindi sì. Puoi ripetere questo passaggio dal formato asse? Perché io l'ho fatto, però prima lo dava in un modo tutto disordinato con le tabelle che andavano sul grafico. Allora, devi andare all'asse destro, tasto destro, asse. E deve essere selezionato, vedi qui in alto a destra c'è quest'icona dell'istogramma. Questa che sto, guarda il mio schermo. No, ma non mi esce formato asse. Come non ti esce formato? Devi cliccare sull'asse col tasto destro. In basso, almeno a me, in basso esce formato asse. Allora, clicchi sinistro su formato asse e ti appare questo. Sì, a me massimo sta 30. Allora devi mettere 26, minimo 0. Perché mettiamo il disegno?
Perché a 30 si prendeva, non occupava tutta l'area grafica, veniva schiacciato. Una 26, 26. poi anche sotto principali sta 5, E devi mettere 2. 2 e Quindi. secondaria 1. No, secondaria lascia come sta, non scrivere niente. Questa 1. Vabbè. Allora, vedi, adesso la linea del grafico cumulato arriva fino in cima al grafico, no? E questo, diciamo, è sempre una cosa, nel senso, il nostro grafico deve occupare il più possibile l'area grafica, non dobbiamo lasciare zone bianche sopra, a destra, eccetera. Stessa cosa qui per l'altro asse, vedete, il massimo è 3, però arriva fino a 3,5. Allora, in questo caso non è importante, la variabilità si vede comunque, ma in altri casi invece è importante e noi gli scriviamo adesso, facciamo la stessa operazione sull'asse sinistro, quindi tasto destro, formato asse, e gli mettiamo, gli lasciamo il minimo 0 e il massimo 3. È un'unità, lasciamo così come. Possiamo anche lasciare così com'è. Dicevo, per aggiungere la leggenda, andiamo qui dai menu principali, dal menu principale, andiamo a struttura grafico, qui. Qui a sinistra aggiungi elemento grafico e gli mettiamo leggenda. Qui diciamo bisogna per forza scegliere una di queste, mettiamo che ne so, in alto. Ah, l'ha messa dentro l'area grafica, benissimo. Così sappiamo meglio, diciamo, vabbè, tutti sappiamo a cosa serve una leggenda. Cambiamo un po' il formato, cioè gli facciamo carattere, gli mettiamo nero, dimensione, tanto lo spazio c'è, mettiamo dimensione 12, vediamo. L'avete fatta a dimensione 12, 14, quello che volete. Poi anche qui rendiamo lo sfondo opaco. 12. Va bene, 12. Allora, tasto destro, avete. Tutti l'avete cambiato il carattere? Allora, devi andare qui, tasto destro sulla leggenda. Ti deve apparire carattere. Carattere e devi fare il colore nero, dimensione 12. A sto punto facciamo anche lo stile grassetto, così l'occhio più contento. Diciamo, rispetto all'idrologia, oggi forse stiamo perdendo, apparentemente stiamo perdendo un po' di tempo perché questo, diciamo. Vabbè, diciamo, non è strettamente idrologia, questo sostanzialmente è Excel. Però alla fine non è tempo perso, perché io ho visto mio figlio ha fatto 2 mesi di colloqui, lui si è laureato, vabbè, deve fare ancora la tesi, deve scrivere la tesi, insomma, diciamo che si è laureato in marketing e ha fatto colloqui per 2 mesi di seguito via internet con società inglesi basate in Inghilterra. Una delle cose che tutti chiedevano era: cosa sai usare? Sai usare Excel? Sai usare qualche database? Però diciamo
La cosa fondamentale, loro almeno vogliono qualcuno che già se la cavi con Excel, che non gli devono insegnare. Tra l'altro, anche i grafici. Cioè, lui, una parte di questi colloqui, quando lui tipo superava, perché per ogni ditta c'erano più livelli di colloqui, livello 1, livello 2, come nei videogiochi, e ha superato il livello 1 generale, così, chi sei, eccetera, eccetera. Nel livello 2 lui doveva fare delle presentazioni, cioè gli dicevano, non so, la nostra ditta vende queste cose, eccetera, questi sono i dati. Fai una presentazione, il PowerPoint. E in questa presentazione devi far vedere come vanno le vendite, le perdite, gli acquisti e compagnia bella. E devi fare dei grafici. O magari devi confrontare un po' quello che stiamo facendo noi, devi, cioè, devi confrontare il grafico dei guadagni con quello del... Devi fare in uno stesso grafico le entrate e le uscite, roba del genere, diciamo. E lui spesso quando preparava queste presentazioni, siccome in particolare alla triennale non avevano fatto Excel, lui, vabbè, si è sbrigato presto perché comunque voi siete veloci a imparare queste cose. Però per dire, sono cose che servono, perché poi comunque ti dicono... Devi fare questa presentazione, ti diamo, non lo so, 12 ore, un giorno, roba del genere. Allora, un conto è se tu quando fai un colloquio ti danno un certo tempo, tu ta-ta-ta lo fai. Un conto è se quel giorno devi imparare come si fa. Quindi sono cose che prima o poi servono, d'altronde voi vi laureate in una materia scientifica, quindi prima o poi qualche grafico, anche nella tesi lo dovrete fare, quindi tempo perso proprio non è. Allora, dicevo, anche perché tante volte questi grafici non sono solo per uso interno, per farlo vedere, non so, al dirigente, eccetera, sono per il pubblico. E quando sono per il pubblico, questi grafici devono essere chiarissimi. Cioè il pubblico, il cliente, magari il cliente, non dico il compratore, noi, che compra al dettaglio, però la ditta, che vuole comprare, non so, all'ingrosso il tale prodotto, deve vedere chiaro il grafico, no? De cioè l'occhio non deve faticare, il cervello deve faticare il meno possibile per... Quindi facciamo quest'altra cosa che, diciamo, pure questa è di facciata, se vogliamo, però... Allora, tasto destro sull'etichetta, sulle, come si chiama, sulla leggenda. Andiamo a formato leggenda. Ah, no, no, sta qui, scusate. Tasto destro sulla leggenda e qui c'è riempimento. Quindi mettiamo automatico o comunque se siete in dubbio qui abbiamo proprio la casella bianca. Riempimento bianco. Così diciamo, vedete, sembra niente. Però guardate la leggibilità adesso, guardate il monitor mio, torno indietro. Vedete? Si legge, così non è che non si legge, però si legge più facilmente così. Se voi, se questi accorgimenti li fate su tutto il grafico, eccetera, nell'insieme il grafico è più user friendly, cioè il vostro interlocutore. Che magari non sarà roba di marketing a voi, sarà, non so, l'assessore, che ne so io, qualsiasi, guarda il grafico e già non, il grafico non lo respinge. Tenete presente che ci sono tante categorie di persone, avvocati o cose del genere, con cui poi ci si interfaccia, che non hanno dimestichezza anche con un semplice grafico. Per cui glielo devi presentare nella maniera più amichevole possibile. Allora, l'ultima cosa, ah, caspita, le 13:22, vabbè, l'ultimissima cosa. Diciamo che dopo l'ultima pioggia è il 26, ah, guarda, se voi scorrete col mouse sul grafico, vi appaiono i dati. Vedete, qui mi dice serie H, punto 26 aprile 20 ore 17, pioggia
0. Se invece vado qui, vabbè, insomma, mi dà, ecco, qui pioggia 1,2, eccetera. Insomma, arrivato qui non piove più. Allora, tutto sommato, io potrei anche non avere bisogno di questa parte destra del grafico dove è tutto piatto. O magari se questo evento di pioggia, mettiamo quello del 23, fosse stato un evento importante, per cui siamo a 3 mm, non è niente di che. Però forse addirittura dal 24 in poi potrei anche dire che non mi serve questo grafico perché, diciamo, per qualche motivo mi interessa soltanto questo evento del 22-23. Mettiamo che sia un evento che ha causato una piena, eccetera. Allora io voglio sapere quel giorno quanto è piovuto. E magari qui potrebbe essere un po' troppo stretto. Non è il caso, però. Allora, semplicemente, invece di influire sui dati, invece di lavorare sui dati di origine, io posso prendere qui andare sull'asse delle X, tasto destro. Formato asse e come giorno massimo, allora comincia col giorno, diciamo 43, che finisce con 43. Io gli metto qui, lo faccio finire con 45, quindi 43.945. Invio. Se per qualche motivo io voglio vederlo allargato, non era questo il caso, si vedeva bene lo stesso, però in altri casi, per esempio, questo evento poteva venire nella settimana intera, poteva venire troppo schiacciato lateralmente. Allora, così io lo rendo molto più consultabile, no? Poi vabbè, posso qui volendo potrei infittire le date, data e ora, però tanto sappiamo come si fa, è inutile che lo facciamo adesso. E vi faccio anche osservare una cosa: guardate il grafico cumulato guardate alla differenza di colpo d'occhio che abbiamo. Allora, io guardo questo grafico cumulato e dico: beh, il fenomeno è salito non troppo rapidamente, ma nemmeno troppo lentamente, diciamo è salito, diciamo non è stato improvviso. Torno all'aspetto precedente e dico: Madonna, ma c'è stato un incremento improvviso di pioggia, cioè la pioggia è salita a velocità supersonica. Invece è semplicemente qui cambiando l'asse. Io vedo lo stesso fenomeno senza dire bugie. Io vedo lo stesso, chi guarda il grafico lo vede, ha delle impressioni completamente diverse. Voi pensate ad altre cose, se queste fossero vendite. Allora io potrei dire qua, vedete, il nostro prodotto ha avuto un aumento vertiginoso di vendite. Che non era magari né vertiginoso né deludente, però semplicemente io così lo magnifico. Oppure se mettiamo questi sono i morti per Covid. Allora uno può dire così sembrano, Madonna mia, sono morti tutti insieme. Se invece lo spalmo come prima, dici sì, vabbè, peccato, sono morti, però non c'è stata un'impennata. Quindi attenzione quando si fanno i grafici, e lo dico a voi perché attenzione quando si leggono i grafici, perché così, anche così può passare la disinformazione. State attenti quando leggete i grafici. L'ho visto sul grafico, saliva in un piccolo e poi semplicemente avevano stretto l'asse delle ascisse o viceversa, no? Quindi attenzione quando si guardano i grafici. Allora, ci possiamo fermare qui. Grazie.